sono Annalena, faccio chimica al setificio, sto frequentando la quinta superiore. Adesso faccio il progetto di apprendistato duale in un'azienda da Piano Gentile a Sati. Lavoro 20 ore settimanali, divise in 2 giorni e mezzo alla settimana, il lunedì, il martedì e il mercoledì, e faccio il tecnico di laboratorio. In questa azienda io effettuo il controllo qualità delle emulsioni chimiche che producono. Si parte dal controllo dei dati fisici, che sono viscosità, pH e secco. Prima di tutto si fa la viscosità a 25 gradi, perché la temperatura è molto incisiva in questo controllo. Si effettua, abbiamo 2 viscosimetri, la facciamo sotto entrambi. Dopo questo passaggio si passa al pH con un pHmetro e al calcolo del residuo secco, in cui si pesa una determinata quantità di emulsione. Di solito si aggira tra 1,45 e 1,55. Si mette l'emulsione pesata in forno per 2 ore a 100 gradi, poi viene ripesata e fatta la percentuale di differenza tra i due per avere appunto la percentuale di residuo secco. Come seconda parte del controllo qualità si passa all'applicazione. Prima di tutto si sgrassa il quadro, quindi viene applicato un prodotto che viene sempre prodotto appunto qui in Sati. Dopo averlo sgrassato e lavato viene fatto asciugare e di conseguenza viene applicata l'emulsione con una macchina apposita in cui si impostano le mani, che possono variare in base all'emulsione, si possono avere 1 più 2 mani, 2 più 3 mani, a differenza appunto di quante volte la racla passa dal lato stampo o dal lato racla. Poi il quadro viene messo in forno per un tempo variabile, può essere 1 ora, 2 ore, indipendentemente, non ci sono particolari differenze su questo passaggio. Una volta che il quadro è completamente asciutto, viene inciso sotto 2 diverse macchine, a differenza dell'incisione che deve avere il quadro e della grandezza del quadro. La mia esperienza in questa azienda è stata molto positiva, mi sono trovata molto bene, soprattutto con i colleghi da tutte le età, dai 25 ai 40, 50 anni. Ho trovato davvero persone molto gentili che mi hanno aiutato sia a capire il lavoro, quindi quando avevo un problema, che persone con cui mi trovo bene anche al di fuori dell'azienda. Il lavoro è stato inizialmente molto complicato perché non è un lavoro che viene affrontato appunto a scuola, essendo io un chimico industriale, non un chimico tessile, però diciamo che nel tempo di un mesetto sono riuscita a capire e imparare come si svolge tutto il controllo qualità dei prodotti che creiamo qui in azienda. E sicuramente mi ha aiutato a capire che la strada del lavoro è una strada che mi voglio tenere aperta. Mi piacerebbe iniziare già subito dopo la maturità a lavorare, anche se ho una seconda possibilità che sarebbe quella di continuare gli studi.